Stamattina in teoria io sarei dovuto andare a pescare. In realtà, visto che ho finito i tubi per spedire, che di solito vanno là sopra, e visto che probabilmente già forse questa sera, da quello che dicono al telegiornale, potrebbe scoppiare un altro lockdown, potrebbe partire un altro lockdown, tocca andare a fare un po' di scorte di tubi per spedire. Adesso andiamo, che poi in macchina volevo farvi un bel discorso. Ok, eccoci qua in macchina sulla superstrada. Come dicevo, oggi volevo farvi un discorso, un video un po' diverso dal solito. Si tratta di un vlog un po' un monologo, quello che volevo fare. Ogni tanto gli avevo fatti in passato dei vlog di questo tipo per raccontare un po' quella che è la vita in negozio, più che le solite cose, le solite tecniche di pesca, esche, prodotti che arrivano. Poi, come capita spesso, mi perdo via. Cose vanno nel dimenticatoio, in mezzo ai mille progetti e in mezzo alle mille cose da fare. E infatti è questo quello che volevo dirvi oggi. In queste ultime settimane il lavoro in negozio è veramente, veramente esploso. Ci sono tantissime cose da fare, nuovi arrivi, pacchi da aprire, video da fare, perché poi mi sono imbarcato in tanti altri progetti video, come ad esempio la rubrica pillole di trotaria, oppure tante altre cose. Insomma, mi sono reso conto che non riesco più a stare dietro a tutto. Mi sono reso conto che, nonostante io sia spesso carico di energie e abbia tantissima voglia di fare, tantissime idee da sviluppare, è giunto il momento di rallentare. Bisogna rallentare un attimo, concentrarsi su quelle quattro cose fondamentali per andare avanti e proseguire con il lavoro. Per esempio, settimana scorsa è successo, forse ve ne sarete accorti, soprattutto se mi seguite su Instagram, è successo un problema, c'è stato un problema tecnico sul sito per cui ho dovuto ripristinare il database del sito. Per chi non è più tecnico, semplicemente si erano cancellati dei prodotti per un errore che ho fatto io, un errore banale, però avevo cancellato una grossa quantità di prodotti del sito. Allora ho dovuto ripristinare diciamo, l'archivio di tutti i prodotti e di tutto ciò che sono i dati che contengono, sono contenuti nel sito. Il problema fondamentale è stato che questo archivio non tornava su. Era molto pesante, che ci sono tantissimi prodotti, tante foto, tanti dati, non tornava su. E ho finito di lavorare alle 3:30 quella sera lì. La mattina dopo il sito sembrava funzionare, ma in realtà non funzionava ancora. Per cui c'è stato tanto lavoro. Alla fine sono riuscito a risolverlo alle 2 del pomeriggio del giorno dopo. È stato veramente snervante quella cosa. E quel giorno lì ho capito che dovevo rallentare. Non dico prendermi una pausa, perché comunque non è il momento di prendersi una pausa, bisogna lavorare, lavorare sodo, però devo rallentare, devo rallentare, devo concentrarmi appunto su alcune cose. Adesso producevo praticamente 2-3 video alla settimana con anche la live del venerdì. Devo a malincuore, perché comunque mi piace produrre video, devo a malincuore rallentare per produrne qualcuno meno. Mi ero imposto di pubblicare una pillola di trotaria alla settimana, almeno fino alla fine del corso, però mi sono reso conto che non ce la faccio, non riesco a mantenere questo ritmo. Anche perché appunto c'è un negozio da mandare avanti, ci sono dei clienti a cui rispondere, anzi chiedo scusa a tutti quelli che magari mi hanno scritto, a cui non ho potuto rispondere celermente, e anche ai vostri commenti non ho risposto celermente spesso. E probabilmente comincerete a vedere qualche video in meno sul canale, ma spero che saranno video un pochino più belli, perché anche ultimamente nei video che ho fatto mi sono reso conto che non ero soddisfatto del risultato finale e io sono un perfezionista, per cui mi piace e sempre cercare qualcosa in più, sempre sistemarsi. Ma adesso passiamo un po' alle cose belle. Per risolvere tutti questi casini, adesso ho cominciato a lavorare. Chi viene in negozio, chi è il mio cliente fisico, diciamo così, lo ha già conosciuto. Ho iniziato a venire a lavorare in negozio un ragazzo, Davide. Poi ve lo presenterò anche in video. Quindi la famiglia Tutto Spinning un po' si allarga. Io sto sviluppando un nuovo sito internet, l'ho già detto
su Instagram, sempre nelle storie, quindi seguitemi su Instagram, che spesso dico lì in anticipo queste cose. Dicevo, io sto sviluppando il nuovo sito internet Tutto Spinning, mi sono imbarcato in questa impresa proprio per evitare i problemi come sono successi settimana scorsa, e arriverà, spero, di riuscire a concentrarmi diminuendo l'impegno che ci mettono i video e in altri progetti. Spero di riuscire a concentrarmi, a mettere il focus lì per un paio di settimane / un mesetto, e spero di riuscire a portare a casa il risultato in modo da pubblicare il nuovo sito internet prima della fine dell'anno. Vi chiedo scusa se vi avevo promesso che avrei pubblicato molti video, che soprattutto con le varie rubriche che avevo iniziato, ma mi sono reso conto che non riesco al momento a mantenere quel ritmo e preferisco fare magari uno o due video in meno, ma farli di ottima qualità, piuttosto che dover fare dei mappazzoni inutili dove c'è poco, dove non sono soddisfatto del risultato, mettiamola così. Sto sistemando anche un po' il negozio proprio perché vorrei ritagliarmi una zona, soprattutto nel retro, poi magari vi farò vedere in un altro vlog, una zona dedicata appunto ai video, uno studio, chiamiamolo così, dove poter fare video, perché adesso ogni volta che faccio un video praticamente devo smontare l'allestimento del negozio e rimontarlo per poterli fare in negozio, e quindi vorrei cambiare anche questa cosa. Insomma, di roba, di carne al fuoco ce n'è. Adesso però andiamo a prendere qualche tubo. Farà il nostro eroe a uscire dal Bricoman? Ce l'abbiamo fatta, che bordello oggi al Bricoman! Si vede che tutti stanno sentendo quel saporino di lockdown e si preparano a fare i lavori in casa, a sistemare le cose. Andiamo a lavoro! Ed eccoci qua, finalmente in macchina, si torna a casa dopo aver fatto il carico dei tubi, adesso bisogna andarli a scaricare. Come vi ho detto, purtroppo dovrò calare la frequenza di pubblicazione dei video, ma cercherò di portarvi sempre più video di qualità. Sto sistemando lo studio, voglio sistemare un piccolo studio di registrazione nel retro del negozio per poter avere una posizione stabile e per poter fare prodotti di qualità. Dovrò fare anche un upgrade di un po' di attrezzatura video, quindi ci sarà qualche bella upgrade. Magari datemi qualche consiglio, perché io sono un po' una capra sull'attrezzatura video, quindi magari datemi qualche consiglio, qualche spunto di riflessione, scrivetelo nei commenti. Poi tantissime novità che arriveranno in negozio prossimamente, magari qualcuna riesco a presentarvela anche sul canale, perché ce n'è qualcuna di veramente veramente succosa che farà piacere a tanti. E se non ci chiudono con il lockdown, magari riuscirò anche ad andare a pescare e a fare ancora qualche video in pesca, perché veramente sono 3 settimane che non vado a pescare ed è veramente deprimente, anche questo per me è deprimentissimo. E poi via, sotto, devo mettermi sotto per fare il nuovo sito internet che uscirà a breve, e a breve, spero a breve, e sarà veramente una bomba, vedrete. Tanto adesso devo correre in negozio perché ci sono i pacchi da preparare del weekend, di chi ha ordinato nel weekend, perché questo weekend era il weekend di Halloween e c'era la promozione dedicata ai soli iscritti alla newsletter. E a proposito, se non siete iscritti alla newsletter, andate a iscrivervi, perché ormai questa promozione ve la siete persa, ma io faccio sempre tante promozioni dedicate solo agli iscritti, quindi che gli altri neanche vedono, quindi neanche a dirlo, andate giù in descrizione, trovate il link per iscrivervi e iscrivetevi. Niente, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video, non so se sarà un video di Trautaria, della pillola di Trautaria, oppure un video di qualcos'altro.
magari vediamo, adesso devo vedere, non mi ricordo il calendario che avevo messo giù, però mi raccomando, seguitemi su Instagram, perché lì invece cercherò di stare sempre più attivo, nonostante su YouTube rallenti, su Instagram cercherò di stare sempre molto attivo, mi obbligherò a essere sempre molto attivo. Bene, vediamo, che qui ci sono da scaricare 15 tubi da 2 metri diametro 100. Gioie e dolori del negoziante di pesca. Ciao.